Io penso di non aver tradito Camus, soprattutto nella scena difficile di cui parlavo prima, che è la scena della radio, no? La scena della radio è una specie di manifesto del pensiero di Camus in quel momento e in qualche modo riassume anche quella posizione che è stata conosciuta con quella frase che lui non ha mai pronunciato, cioè tra la giustizia e mia madre scelgo mia madre. Cioè questa è una frase che credo offensiva. Era molto più complessa. No, io l'ho ricostruita. Lui dice semplicemente, io dico a voi che mia madre è stata colpita dalle stesse ingiustizie che hanno colpito voi, che ha sofferto quello che voi avete sofferto, e se nella vostra follia qualcuno di voi le farà del male, io sarò suo nemico. Queste sono le esatte parole di Albert Camus, che sono molto più articolate. La sostanza è la stessa. Però, ecco, dire magari a qualcuno che non conosce poi il contesto che Camus ha detto così un giorno, svegliandosi la mattina, tra la giustizia e mia madre preferisco mia madre, è un servizio grave che si rende alla comprensione di Camus. Questo è stato un mio problema dal primissimo istante e io l'ho risolto attingendo proprio alla fonte. Io ho avuto il privilegio di toccare con mano i manoscritti di Camus perché questa frase proprio mi era arrivata in questi termini, cioè giustizia madre. Io l'avevo giudicata un po' troppo semplificata o semplificatrice e allora ho chiesto aiuto non a Stora, ma ho chiesto aiuto a Catherine Camus. Lei è stata davvero la collaboratrice più vicina. E Catherine Camus è la figlia di Albert Camus che si è occupata in questa circostanza di decifrare il manoscritto trovato nella macchina nel 4 gennaio del 60, che come prima diceva Bernardo Valli è scritto con una grafia minutissima, con poche cancellature, qualche nota a piedi pagina e senza punteggiatura. Quindi lei credo che ha impiegato 16 anni per ricostruire e dare una forma senza alterare mai il senso o senza cambiare le parole, perché io ho visto il manoscritto e poi ho visto anche la versione del libro. Ecco, Catherine Camus è stata la mia fonte, nel senso che lei aveva tanti problemi che sono durati parecchio tempo nel permettere a qualcuno, a un cineasta, di fare un film sulla propria famiglia. Lei diceva che non avrebbe poi sopportato di vedere soprattutto sua nonna, cioè la madre di suo padre, rappresentata da un'attrice che poi passeggia sul tappeto rosso. Dice, io questo non lo posso accettare. Allora lei per anni ha rifiutato di dare i diritti del libro, poi si è convinta piano piano, le ho fatto vedere tutti i film miei, insomma a un certo punto ha detto mi fido, però ha fatto una cosa molto pericolosa per i produttori, diciamo, non ha dato il consenso sulla sceneggiatura, ma ha dato il consenso a film finito, che credo sia il primo caso al mondo. Il primo caso al mondo è il produttore, del quale spesso diciamo peste e corna, ha avuto questo coraggio di fare il film senza il consenso della signora Camus, che avrebbe potuto anche ritirare il titolo, non solamente la firma del padre, ma anche il titolo.